Buonasera, benvenuti a Intorno alle 9, speciale elezioni amministrative, la tribuna politica che ci accompagnerà in vista del voto delle elezioni amministrative, appunto in programma domenica 26 maggio. Il confronto tra i candidati riparte questo lunedì con i due ospiti che abbiamo in studio, Maurizio Marinozzi della Lega, buonasera, benvenuto, e Nora Toccafondi di Prato in Comune, buonasera. Buonasera a tutti. Con loro affronteremo tre temi dei loro programmi elettorali. Il format, come sempre, prevede tre risposte con 1 minuto e 30 secondi di tempo a disposizione per ciascuna risposta, 30 secondi finali di appello al voto, più la possibilità, il jolly, di replicare all'altro candidato con una sorta di diritto di replica. Dunque, cominciamo con la prima domanda, che è quella, come sempre, di carattere più generale, che dà la possibilità ai candidati di raccontare, di esprimere quelli che sono le loro priorità dei loro programmi elettorali. Quindi, quali priorità per la Lega? Marinozzi. La priorità principale sicuramente è la sicurezza a Prato. In questi 5 anni di amministrazione di centrosinistra a guida Biffoni, la città è stata completamente abbandonata a se stessa. Purtroppo soffriamo anche quelle che sono state politiche nazionali di immigrazione che si sono poi ritrovate a Prato con una quantità di persone, diciamo, provenienti da altre etnie, che hanno portato gravi problemi di vivibilità, di rapporti tra pratesi e persone di queste etnie, e che ha portato sicuramente a notevoli problemi di natura di sicurezza. Quindi la criminalità a Prato, anche la piccola criminalità, quella che colpisce di più le persone, è aumentata, la sicurezza è ridotta ai minimi termini a Prato. Altri argomenti che sicuramente sono al primo posto per quello che riguarda il programma del centrodestra sono la sanità, sono l'edilizia, soprattutto l'edilizia sociale, lo sport che è stato completamente abbandonato in questi 5 anni. Non c'è stata possibilità di promuovere gli sport, abbiamo perso il Gran Bianco Industria e Commercio, lo stadio praticamente non è agibile, gli sport minori non sono assolutamente praticabili in questa città, e poi la sanità è un altro argomento importantissimo, abbiamo un ospedale sottodimensionato che non permette agli operatori del settore di avere la possibilità di curare al meglio i cittadini pratesi che ne hanno bisogno, e poi molti altri argomenti sicuramente. Tempo a disposizione è scaduto, dunque stessa domanda per Nora Toccafondi, quali le priorità del programma elettorale di Prato in Comune? Una delle priorità del nostro programma è la sanità. Il problema della sanità non è solo quello che diceva il collega, pure importantissimo perché l'ospedale ha grossissime difficoltà, è sottodimensionato e difficoltà per l'ampliamento, ma c'è anche la difficoltà generale della sanità pratese. Mancano le case della salute territoriali. Noi pensiamo che il decentramento territoriale, le case della salute siano fondamentali per poter permettere ai cittadini di usufruire nel proprio ambiente, nel proprio spazio vicino di una sanità a portata di mano, che possa anche servire a eliminare le liste di attesa interminabili che ci sono. Dimostrazione ne è la notizia di oggi: nel 2018 6 punti privati di sanitari hanno servito circa 80.000 utenti, che sono tantissimi. Oltre a questo, argomento importantissimo nel nostro programma è sia il lavoro. Noi pensiamo che bisogna soprattutto differenziare e quindi rivalutare i beni materiali e immateriali, culturali, architettonici, artistici e anche ambientali della nostra città per sviluppare il turismo come fonte alternativa possibile Bene, tempo a disposizione è finito, proseguiamo con la prossima domanda, che ha a che fare con la sicurezza in una chiave un po' più estesa, cioè quella della riqualificazione di parti del territorio per contrastare il degrado urbano. Quali le vostre proposte? Cominciamo da Nora Toccafondi, Prato in Comune. Noi pensiamo appunto proprio riguardo alla sicurezza che il problema non può essere solo la repressione,
Partendo da questo, quindi ci deve essere una lotta serrata alla grande criminalità e alle mafie. Sicuramente possono servire nell'immediato dei provvedimenti, quali l'altra sera si parlava di aumento dell'illuminazione, che perché ci sono zone molto buie che favoriscano la criminalità sicuramente, ma questo non serve se non si arriva a pensare al perché, a cosa sta alle spalle della criminalità ed attaccarlo. Povertà e degrado, diciamo, delle periferie urbane e di tutta la città, ma soprattutto delle periferie, sono uno dei temi da affrontare. Noi pensiamo ad esempio che si potrebbe anche destinare una parte del bilancio, anche non troppo consistente, nelle varie ex circoscrizioni, nei vari territori, da gestire con la popolazione, con i cittadini in stretto contatto, in compartecipazione. Questa è un'esperienza che è stata fatta ad esempio a Sesto Fiorentino, ha dato dei buoni risultati perché i cittadini conoscano il proprio ambiente, sanno di cosa hanno bisogno, di cosa necessitano e sono a quel punto coinvolti anche nel portare avanti una rivalutazione del proprio territorio. Dove c'è vita e dove c'è gente, là il degrado è minore. Tempo concluso e dunque stesso tempo a disposizione per Marinozzi. Quali misure per arginare il degrado urbano per la riqualificazione del territorio? Come dicevo prima, Prato sta soffrendo una situazione che mai si era verificata in questa città. In questi ultimi 5 anni c'è stato proprio, ha preso una china quasi irreversibile. Bisogna innanzitutto, secondo noi, secondo la Lega e secondo anche il programma di centrodestra, aumentare gli organici della Polizia Municipale. Polizia Municipale che deve poi prevedere dei presidi fissi nelle zone ad alto rischio, quali possono essere la stazione, le periferie, come diceva giustamente la collega, prevedere un maggior controllo per aumentare la prevenzione, perché purtroppo ci si trova in situazioni in cui il reato è già stato compiuto e poi molto spesso gli autori vengono arrestati e poi dopo poco li ritroviamo in giro per la città. Quindi non basta il DASPO, non basta l'espulsione, perché molto spesso ciò non porta all'allontanamento effettivo della persona che ha commesso il reato. Quindi maggiore polizia municipale, è possibile aumentare gli organici, lavorare in sinergia col Ministero degli Interni. La sicurezza poi riguarda un po' tutti noi, quindi ci dovrà essere anche una partecipazione da parte dei cittadini, quindi con quelli che possono essere dei controlli tra cittadinanza attiva. Direi che la sicurezza a Prato è ormai arrivata ai minimi termini, quindi è necessario dare una svolta a quella che è la situazione attuale. Tempo esaurito, a questo punto la terza ed ultima domanda, perché ha a che fare con il sociale, dunque quali sono le vostre proposte nel settore dei servizi sociali, ma non solo, per cercare di limitare le diseguaglianze, attutire il divario, sostenere le classi sociali più deboli. Cominciamo in questo caso da Maurizio Marinozzi della Lega. Allora, per quanto riguarda le classi sociali più deboli, direi che negli ultimi tempi purtroppo sono stati soprattutto gli italiani a soffrire di scelte fatte da governi nazionali precedenti. Bisognerebbe a Prato, e questo è nel nostro programma, applicare quello che è il DPR 445 del 2000, che prevede la certificazione di non possedere altri beni immobili per poter avere un'assegnazione di un alloggio sociale. Questo è stato importante perché potrebbe in qualche modo stravolgere quelle che sono le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi sociali, che vedono adesso attualmente al primo posto quasi tutti extracomunitari. E non è giusto questo da parte nostra nei confronti di chi in questa nazione è nato e soprattutto ha contribuito magari per molto tempo con il proprio lavoro, con i contributi, con le tasse. Poi un'altra cosa importante è ad esempio la valorizzazione degli aiuti alle associazioni di volontariato, che a Prato sono delle realtà storiche, che ultimamente sopperiscono anche a quello che è una carenza da un punto di vista sanitario. Sicuramente un aiuto alle famiglie più numerose, perché la natalità è uno dei problemi principali nella nostra nazione, di cui risente anche Prato, e quindi l'aiuto alle famiglie numerose, a chi vuole, diciamo, anche avere dei figli, con degli aiuti concreti da parte del Comune.
Stessa domanda per Nora Toccafondi di Prato in Comune. Quali i vostri interventi, i vostri programmi nel campo sociale? Allora, a differenza del collega, io penso che non si può chiedere agli stranieri la certificazione, che è molto difficile per loro da ottenere tramite ambasciata consolate, e diventerebbe impossibile usufruire dei servizi sociali di qualunque tipo. Io credo che il problema sia generale e vada affrontato a monte, perché il problema di Prato sono la mancanza di alloggi popolari in linea generale su tutti. Del resto, gli stranieri che sono in cima alla graduatoria lo sono perché hanno caratteristiche che rispondano e lavorano e pagano le tasse come gli italiani. Penso invece che riguardo al sociale ci sia da ampliare tantissimo affrontare il problema della mancanza degli alloggi per tutti, sia italiani che stranieri in generale. In più, oltre a questo, un campo che mi è particolarmente caro è il campo del sociale, rivolto, diciamo, che può aiutare le donne ad avere tempo libero e a poter lavorare e avere una maggiore autonomia. E quindi qui si parla degli asili nido e dei costi degli asili nido, che riguardano, e anche dei posti letto rivolti agli anziani, perché sono a Prato ci sono 800 posti letto in tutto e sono pochissimi, non rispondono ai bisogni, perché purtroppo sono proprio le donne quelle che accudiscono e se ne occupano. Tempo concluso, bene, Toccafondi. Marinozzi mi ha chiesto il diritto di replica e quindi sì, 30 secondi a disposizione. Una brevissima replica riguardo a quanto diceva prima la signora sulla attuazione, possibilità di attuare o meno la richiesta di certificazione di non possedere beni immobili sia in Italia che all'estero. In realtà questo è già stato fatto, ad esempio il Comune di Cascina è stato il primo toscano ad applicare questa norma, che c'era già, è un DPR, è stato applicato e questo ha portato a dei notevoli risultati, a un cambiamento notevole in quelle che erano le graduatorie nell'assegnazione degli alloggi sociali, cioè molti italiani sono saliti di graduatoria e hanno potuto finalmente ottenere dopo tanti anni il loro alloggio. Quindi adesso, se non ci sono controrepliche, procediamo con l'appello finale al voto. A questo punto tocca a Nora Toccafondi di Prato in Comune. Ricordiamo anche che Prato in Comune appoggia il candidato sindaco Mirko Rocchi. Perché votare la vostra lista? Dovete votarci perché siamo una lista civica di sinistra, un gruppo di persone, di compagni antifascisti, antirazzisti, onesti. Il voto utile è il voto dato a noi, perché noi crediamo nei valori dei diritti e nella difesa dei diritti delle persone più deboli, i lavoratori, le donne, gli omosessuali, le minoranze, tutte che sono svantaggiate nella nostra società. Tempo concluso, comunque il discorso era chiaro, ringrazio Toccafondi. 30 secondi anche per la Lega, che ricordiamolo sostiene il candidato sindaco Daniele Spada. Marinozzi, perché votare Lega? Votare Lega perché innanzitutto è bene andare a votare, questa è la cosa che prima di tutto dico, andate a votare perché è importante, perché bisogna occuparsi della politica, altrimenti la politica si occupa comunque di noi. Votare Lega perché Prato è ormai ridotta ai minimi termini, questa città è stata ridotta in cenere, bisogna far sì che Prato rinasca da queste ceneri, e voltare pagina, finalmente tornare a far tornare la legalità a Prato, la legalità, la giustizia e il buon senso. E votare quindi per la Lega, per votare anche il candidato sindaco Spada. Bene, tempo a disposizione concluso per noi, lo speciale elezioni di TV Prato con l'intorno alle 9 speciale elezioni amministrative torna a questo punto domani sera, sempre dopo il telegiornale. Ringraziamo i candidati, i nostri ospiti che sono stati presenti questa sera nei nostri studi. L'appuntamento è rinnovato dunque per domani. Continuate a seguirci. Grazie, buona serata.